Marco Mongero, allenatore della Studio 55 ATA. Marco, tre punti fondamentali, vuoi per la classifica, per restare sempre lì, comunque vada a finire questo scontro diretto tra Verona e Brescia, ma vuoi anche per il morale dopo la sfida di tie break negativi? Tre punti importantissimi per il morale, direi, anche se bisogna dire che abbiamo giocato meglio di quello che abbiamo fatto vedere da un mese e mezzo a questa parte. E 3-0 era importante, 3-0 è meglio di 3-1 e ci tenevamo proprio a chiudere 3-0 per far vedere che non doveva esserci un calo di concentrazione in nessun set. Nel terzo set siamo rimasti sotto di diverse lunghezze, però dopo siamo riusciti a recuperare e questo è un altro segnale molto importante. Segnale forse più importante però che nei momenti tirati della partita, quelli combattuti, quelli dove magari in quest'ultimo periodo non eravate così cinici e così precisi come all'inizio campionato, oggi lo siete stati, quindi è un ritorno all'antico. Sì, diciamo che abbiamo limitato l'errore, la battuta è andata un pochino meglio e non ci siamo fatti scappare il set nei momenti importanti, anzi siamo riusciti anche a fare qualche rimonta importante. Certamente la prestazione non è ancora quella ottimale, quella che possiamo dare, comunque quella che davamo all'inizio del campionato, però un recupero graduale così mi va assolutamente bene, anche perché adesso abbiamo 2 settimane per allenare bene, dopo ci sarà la partita con l'Argentario che dobbiamo preparare molto bene perché giochiamo in una palestra molto bassa. E l'importante è crescere gradualmente in modo da arrivare alla fine del campionato, le ultime 3 partite che sono quelle più importanti, al massimo del livello di forma. Ultime 3 giornate con Ospitaletto, con Brescia, con Verona. Prima di allora l'imperativo quindi sarà cercare di non perdere punti in giro, di restare sempre lì. Assolutamente, credo che la partita più impegnativa da qua alla fine a quel trittico di partite finale sia proprio quella con l'Argentario, perché dopo, se non sbaglio, dovremo incontrare Euromontaggi Mantova, che dovrebbe essere già in retrocessa a quella data, per cui adesso dobbiamo pensare all'Argentario e dopo ci saranno quelle 3 partite importantissime da vincere.